Buonasera signore e signori, sono Esce88, benvenuti con la 36esima parte della nostra guida a Pokémon Bianco 2. Ci ritroviamo come al solito sulla Via Vittoria. Questa è la seconda parte, non so quante parti ancora mi ci vorranno. Penso almeno un'altra per affrontare comunque sia tutta quanta la scalata alla Via Vittoria. E andremo appunto quest'oggi ad allenare gli altri Pokémon che diciamo sono un po' di livello un po' più basso, come Shizuo in questo caso, e anche un po' come gli altri, come il nostro Flygon e gli altri appunto, perché altrimenti guardando qualche video di praticamente ora ve lo dico, ma probabilmente non lo correggo, non so perché sto dicendo molto probabilmente. C'è un ragazzo che si chiama Soul Skarmory. Lui è praticamente un ragazzo, mi pare inglese, almeno anche lui era inglese, tipo Maryland, e anche lui ha iniziato la guida un po' di tempo fa, adesso è arrivato alla Lega Pokémon e stavo guardando un po' che comunque sia sono tutti a livello 56, super 4, come cosa, insomma, ci siamo quasi noi. Qua troviamo un dente di drago, scendiamo giù, entriamo in questa grotta. È un viso che affronta un sacco di allenatori lui. E quindi è una cosa buona perché i nostri Pokémon ne possono gioviare di livello. Allora lascio uno strumento, ma che non posso prendere. Qua che cosa c'è invece? Vediamo un po'. C'è. Il Pokémon non si muove, starà forse proteggendo qualcosa? Oh, è uno Zoroark. Boh, strano che sia lì. Comunque sia, riusciamo da questa parte di caverna. Qua però io volevo recuperare lo strumento e lì c'è un allenatore, una Squama Drago. Si trovano molte oggetti tipo drago, comunque sia nascosti all'interno. Ho appena mangiato un pezzo di pizza, tipo mi è rimasto, non so che cazzo è, forse pezzo di erba, ma che ne so io. Mi è rimasto qualcosa nei denti, adesso dovrò andare a lavarmeli appena finisco il video. Qua affrontiamo, ah no, mi è andato via, perfetto. Questo usa Drago Danza, Fraxur. Si aumenta l'attacco e la velocità. Noi utilizziamo Psichico. Vedete che Psichico comunque si toglie un sacco. Lui utilizza Forbice X, ma la nostra resistenza è molto molto, la nostra difesa è molto alta. Adesso manda Flygle, usiamo di nuovo Psichico. Lui usa lanciafiamme. È resistito, grande. Però a questo punto devo sostituire e io manderei Flygle. Lui non si aspetta che io utilizzi Flygle. Il nostro poi è meglio, più bello, dai. Speriamo che sia più veloce, almeno quello. Vediamo un po' se Coda Drago lo può colpire. Ah, Dragartigli, aia. Questo ci manda KO. Ah, no, invece. Bene, bene, ha resistito, perfetto. Perfetto, non con molto però, vabbè. Adesso l'abbiamo fatto switchare, è uscito Zweilous, ma ovviamente è più veloce lui. Ci manda KO. A questo punto mandiamo Inox perché ha Coda Drago e quindi possiamo attaccarlo. Ovviamente non mi ricordavo, ma Coda Drago attacca sempre per secondo, come mi avevate già detto, quindi mi sono tratto in inganno da me solo. Ecco, il problema è che lui ha lanciafiamme, porca di quella porca. Speriamo che resista a Inox. Sì, buono, dai, abbastanza anche. Bene, perfetto. Zweilous di nuovo. Lui utilizza Drago Furia. Ci ho tolto abbastanza, devo dire. Abbastanza, sì. Usiamo Fendifoglio, vediamo se attacchiamo. No, niente, non ce l'abbiamo fatta. Perfetto, allora a questo punto mandiamo Capitano Kid, che è un po' più veloce. Diamogli fulmine. Non è volante, il Pokémon Zweilous, come avete visto, anche se muove e agita le ali. Diamogli attacco rapido, che al backstabber noi attacchiamo per prima. Perfetto. Quasi a livello 55 per Capitano Kid. Quindi curiamo la nostra squadra. E poi ci riprendiamo verso. Oh, allora, ecco. Revitalizzanti ne ho 34, quindi anche abbastanza. Uno e anche su Flygon. Ho visto che, intanto che curiamo la nostra squadra, che
che tra un po' di tempo uscirà GTA 5, e ero un po' indeciso, no? Perché chiaramente lo volevo acquistare, però non sapevo se acquistarlo per il computer oppure per la Xbox. Perché, no, non mi fregate stavolta. Perché appunto per il computer magari può essere anche divertente da giocare. Il problema è sempre che non saprei come registrarlo. E appunto utilizzando Camtasia viene a scatti, altri programmi il mio computer non è adatto, magari non ce la fa bene. Quindi boh, vedremo un po' più avanti di capire un po'. Magari riuscendo a cambiare anche il televisore, dato che comunque sia la HDMI, sì, l'HDMI, buona, la HDPVR non può registrare in questo caso nella mia televisione, perché non si attaccano tutti i jack. E quindi dovrei sostituire praticamente televisione. Ora vedrò un po'. Perfetto. Questo Zeb Striker ci manda KO anche Shizu. Ovviamente se dovessi arrivare alle Lega Pokémon, cioè proprio finire tutto il percorso, alleno fuori video la squadra. E poi dopo, quando sono a livello 56, super giù tutti, riparto insomma con le parti, anche perché altrimenti veramente ci troviamo un po' in difficoltà. Questo Starmie è abbastanza veloce, speriamo di resistere a un altro attacco. Usa, no, niente, usa sempre Surf. Perfetto, non abbiamo molta resistenza. Andiamo con Inox, magari forse attacca per primo, ma la veggo buia. Poi perché Coda Drago non lo so. Non so perché ho usato Coda Drago. Ecco fatto. Perfetto. Benissimo, usiamogli strizzata. Vediamo quanto gli toglie. Non molto. Usiamogli fendifoglia. Usa breccia lui. Perfetto. E ovviamente ci manda KO. Ma andiamo a questo punto Capitano Kid, perché stava per salire a livello 55. Almeno lui. Usiamogli fulmine. Mi piacerebbe avere Electivire, però purtroppo non lo posso fare evolvere, cioè non posso fare lo scambio. Mi piacerebbe un sacco. Che cosa sei allora? Sei forte solo tu, va bene, dai. Ma andiamo Nami a questo punto. Vai, su. Sarà a livello anche a 55 anche Nami. Usiamo gli sgranocchio. Ok. Perfetto. E Starmie di nuovo. Magnolia veterana. Usiamo gli sgranocchio. Ah, è più veloce Starmie? Sta cosa mi preoccupa. Anche perché Nami è uno dei Pokémon più veloci che ho. Insomma, non è proprio la cosa più bella del mondo. Allora, se io salgo c'è un altro allenatore. Quindi aspettate che. Ok, ho curato la squadra. Andiamo a affrontare un altro allenatore. Non riesco a capire perché questi allenatori che stanno qua, tipo nella Via Vittoria, non vanno direttamente ad affrontare la Lega Pokémon, boh, non lo so, loro restano lì. Allora, contro Beartic usiamogli Meterpugno, che dovrebbe essere super efficace. Ghiaccio. Esatto, infatti. Grande Shizu. Golurk non mi ricordo. Ah, già, questo era terra buio, mi sembra. Vediamo con Meterpugno quanto gli togliamo. Beh, abbastanza. Anche perché comunque sia. Golurk è uno dei Pokémon che troveremo alla Lega Pokémon. E dovremmo utilizzare molte mosse acqua per buttarlo giù. Anche perché, se non mi sbaglio, dovrebbe avere anche. Come si dice? Dovrebbe avere anche una bacca o comunque sia uno strumento che potenzia di più le mosse che hanno tipo un pugno, come Pugnombra, Meteorpugno, Fuocopugno, queste cose qua che le potenzia. Comunque sia, usiamo uno psichico, anche un brutto colpo, bene. Perfetto. Shizu si rivela veramente un muro, un wall. Aspetta, che è? Scumba, lotta con me prima di andare alla Lega Pokémon. Faccio per te un'ulteriore lotta, potrà solo renderti più forte. Wow, non mi ricordavo che c'era la sfida contro Scumbag. 4 Pokémon per lui. Amphesant, il primo a livello 55. A questo punto sostituiremo Shizu
Non questo tasto, questo. Permettere Capitano Kid. Vediamo un po' che mossa utilizzerà Unpheasant. Usa retromarcia, perfetto, switch anche lui. Lo statico però lo paralizza. Bene, siamo anche favoriti, anche se ci ha colpito però. Vediamo chi manda. Buffalant. Ah, questo non mi ricordo che... No, 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 era normale, mi pare. Non voglio rischiare, ma andiamo Nami. Vediamo un cane contro un bufalo, vediamo un po' chi vince. Vediamo che mossa. Prepotenza ovviamente fa calare l'attacco, usa... Che... Non ho letto. Però... Poi si è fatto male anche lui, perfetto. Usiamogli oltraggio, che in teoria dovremmo essere più forti di noi. Poi la mia la mossa è più bella. No, invece no. Buono. Dai, dai, buttalo giù, Nami. Buttalo giù, buttalo giù. No! Porca troia. Peccato. Subisce anche il contrattacco. Capitano Skid sale a livello 55 e vorrebbe apprendere tuono. Però non glielo faccio apprendere perché tuono c'ha poca comunque sia, come si dice, precisione, non mi va. Simipur, quello acqua. Usiamo gli psichico. Lui usa surf, ma presumo che ci ha tolto un po', un po' tanto. Lui utilizzerà di nuovo surf e allora noi mettiamo Jellicent perché ho paura che insomma. Ecco, infatti. Usiamo gli... No, perché gelo raggio? Perché ho usato gelo raggio? Non so il perché. E a questo punto, allora, mettiamo Inox, che lui tanto utilizzerà, credo, di nuovo Surf o Ombra Artigli. No, Sgranocchio, perché Ombra Artigli poi. E usiamogli un Giga Assorbimento. Bene, siamo anche più forti noi e più veloci. E anche più belli. E penso che Inox salga a livello 54. No, invece. E Emboar, il Pokémon di tipo fuoco. Io manderei Flygon, che comunque sì, ha bisogno di essere allenato. E ha Geoforza. E almeno al 53. Spero che lo raggiunga. A livello 57 Emboar. Boom, boom, boom. Ovviamente per 2 è super efficace la mossa. Potremmo usare anche Volo, ma è. Penso che sia più forte Geoforza. Penso. Cioè siamo lì, insomma. Vediamo, vediamo, vediamo. Ah, peccato. Usa di nuovo Breccia. Vediamo. Quasi, quasi. Usa pozione Max, che ti pareva strano. Marsh. Usa pozione Marsh. Vediamo Geoforza. Speriamo non un brutto colpo. Spero, insomma. No, niente. Di nuovo Geoforza. Speriamo che adesso lo faccia un brutto colpo. Ne avrei assolutamente bisogno. Musafrana, niente, peccato. Peccatissimo. Mandiamo Capitano Kid che comunque sia con attacco rapido. In teoria dovrebbe mandarlo KO. Esatto, perfetto. Grande Capitano Kid, 6357, sale a livello 56. E poi manderà Unpheasant. Noi ovviamente rimaniamo con Capitano Kid. Usiamogli un fulmine. Penso che lo mandi KO, penso. Poi, chi lo sa. Esatto, e infatti, è super efficace. Grande Capitano Kid. Scumba, Glau, grazie a te sono riuscito a raggiungere lo scopo del mio viaggio. Come vorrei che tu l'avessi potuto vedere l'espressione di gioia sul nuovo volto di mia sorella. Tieni, un pensiero per ringraziarti. Ottieni MTC... che me ne fraccio. Vabbè, no, mi potrebbe essere utile. Mi hai curato i Pokémon, veramente? Proprio stronzo sei, Allora, usiamo una borsa... E andiamo appunto ad utilizzare. Vediamo un po'. Fulmine. Ah, non lo puoi imparare, Shizu. Pensavo di sì. Va bene, allora io esco da questa caverna. Wow, Ganzo. Quindi prima di entrare nel labirinto del fauno, io vi dico, votate, commentate, iscrivetevi. Un ciao da Esho88. Ciao ragazzi.